Ciao a tutti ragazzi, qui è come sempre Des che vi parla e oggi sono qui per spiegarvi un po' di cose sul DevStream 78, ma devo fare la mia solita premessa. A parte il fatto che non avevo gran voglia di registrare, purtroppo ho appena scoperto che ho una super mega macchia nel muro, macchia di bagnato perché questo muro è confinante col bagno e molto probabilmente si è scassato un tubo nel muro, quindi dovevamo ovviamente chiamare l'idraulico, ma visto che siamo a ridosso del weekend e di Ferragosto, vi potete immaginare quanti idraulici abbiamo trovato. Comunque per il momento abbiamo risolto, purtroppo però nei prossimi giorni potrebbero iniziare tutta una serie di lavori molto fastidiosi. Spero che non si debba spaccare il muro di camera mia, perché la cosa mi farebbe altamente girare i cojones, però insomma lo scoprirò purtroppo domani. Per il momento mi concentro sul DevStream 78, quindi iniziamo col video. Proprio per il fatto che sono un pigrone pazzesco, questa volta non userò la mia scaletta, ma userò direttamente l'overview, quella ufficiale di DE. Partiamo dal principio: DevStream 78 purtroppo hanno detto che l'update 19 verrà splittato ulteriormente, ovvero prima era stato diviso in tre parti, Lunaro, Specters of the Rail e The War Within. Adesso The War Within lo dividono ancora in due parti. La prima parte, che arriverà ad agosto, consisterà nel portarci Titania e la quest che servirà per ottenerla, e poi solamente a settembre arriverà The War Within, che di fatto porterà la quest di storia che proseguirà le vicende narrate in The Second Dream, il secondo sogno. Per cui niente, hanno deciso di suddividere ulteriormente l'update. Perché? Perché non volevano rifare gli errori fatti con Specters of the Rail, l'aggiornamento che è arrivato veramente molto pieno di bug, al punto che poi anche l'uscita su console è arrivata a raggiungere ritardi pazzeschi, per cui secondo me ci stanno imparato dal loro errore, quindi dicono vabbè, prendiamoci del tempo e facciamo le cose come si deve. Per quanto mi riguarda, visto che già lo sapevano dalla scorsa primavera che l'update 19 sarebbe stato enorme, potevano fare l'update 19 con certe cose e poi l'update 20 magari per fine anno, verso Natale, tanto di cose da fare, cazzo ce ne abbiamo tantissime su Warframe, per cui secondo me avrebbero potuto prendersi più tempo, ma vabbè, ormai le cose sono andate così. Poi hanno parlato un pochino di Lunaro, dunque hanno fatto vedere una nuova mappa carina, devo dire, inizia a esserci un po' di pubblico, hanno messo qualche personaggio effettivamente a bordo campo. Cosa interessante è che, ma lo vedrete nella clip che metterò qui, perché io non è che sono decentrato perché sono stronzo, sono decentrato perché qua metto le immagini e le clip. La cosa interessante di questo nuovo campo è che le porte non saranno così frontali, ma le vedremo così, quindi dovremo cercare di arrivare a lato per poi tirare. Questo è interessante perché così eviteremo tutti quei tiri da fuori area al dritti per dritti che entrano spesso e volentieri, fanno due punti, o a volte quando si va a colpire fisicamente il Lunaro con una spallata si riescono anche a fare tre punti da fuori area. E per chi mi segue in live ha visto una partita in cui ero con un giocatore che ha fatto tipo 50 gol, abbiamo vinto in un modo allucinante, era un mostro ragazzi, veramente mostruoso. Vabbè, insomma, gradita una nuova mappa di Lunaro, che è una modalità che è stata hotfixata come si deve e devo dire che ogni tanto trovo piuttosto godibile da giocare. Stupidata, hanno deciso, ma questo già ne avevamo parlato, l'avevamo già detto tempo fa, di inserire l'arcata e il Lunaro anche in PvE, quindi potremmo utilizzarla come arma da lancio nelle classiche modalità di gioco contro Grenier Corpus e Infested, tirando questo Lunaro a destra e sinistra, più rimbalzi farà più male farà. È un'idea divertente, ma secondo me si rivelerà essere un'arma di merda, questa è una mia ipotesi, poi speriamo insomma che io mi stia sbagliando. Proseguiamo, arriviamo a Titania, hanno parlato di un po' di cose, hanno fatto vedere un anteprima del suo elmo alternativo, hanno fatto vedere le sue pose nobile e agile, in entrambe tende a fluttuare, a levitare leggermente da terra, e poi hanno confermato e fatto vedere le sue abilità. Dunque la prima abilità, ne avevamo già parlato di queste cose, però andiamo lo stesso a rivederle perché hanno appunto confermato determinate cose. Partiamo dalla passiva, che ci dà un 25% di bullet jump ulteriore. In più, quando effettueremo un bullet jump lasceremo dietro di noi una sorta di polvere fatata, e qui penso che sia una citazione un po' della polvere di Campanellino di Trilli, no? Quella di Peter Pan, quella che ci permetteva di volare. Infatti i nostri alleati che faranno un bullet jump lo effettueranno dalla zona in cui noi avremo effettuato il nostro bullet jump e quindi avremo lasciato questa polverina, bene, anche i nostri alleati godranno di questo 25% in più di bullet jump, il che significa semplicemente che salteremo un po' più lontano. La prima abilità di Titania si chiama Dust ed è un crowd control tranquillo, spammabile, che farà levitare tutti gli avversari, praticamente ragdolleranno come appesi tipo marionette e cominceranno a fluttuare un po' per aria. Fatto sta che insomma è una classica abilità che immobilizza i nemici, non è che li immobilizza proprio in un punto fisso, però se non altro gli impedisce di agire, quindi ci può stare. La seconda abilità, Soul Swipe, effettivamente come già avevano detto ci consentirà di rubare delle sorte di buff dagli avversari. Io pensavo ci permettesse di rubare dei buff di cui erano effettivamente immuniti gli avversari, tipo, che ne so, abbiamo un antico che sta aumentando le difese di un suo alleato e noi rubiamo questo buff difensivo. No,
il discorso non è da intendersi in questo modo. Di fatto creano un sistema per cui ciascuna tipologia di nemico avrà un buff specifico e hanno parlato di 35 buff totali, quindi noi a quanto pare a furia di giocare e di far pratica con questa abilità scopriremo che ad esempio tirarla su un bombard ci darà un bonus di danno blast da quello che ho capito e che ciascuna categoria di nemici ci potrà concedere un buff differente, quindi dovremo effettivamente sbatterci a capire quali saranno i buff più utili e quali nemici chiaramente saranno in grado di donarceli. La terza abilità, Lamplighter, quella di cui avevo parlato così tanto bene nel video anteprima su Titania, un po' a vederla in video mi ha deluso perché non mi è piaciuto tanto. Sembra un mix della prima abilità con un decoy, perché di fatto la tiriamo su un bersaglio, questo non agisce più, fluttua nell'aria come se lo avessimo colpito con la prima abilità, però c'è in più l'aggiunta che attira il fuoco nemico e questo è molto interessante. Però fluttua in modo un po' assurdo, se gli spariamo inizia a rimbalzare a destra e a sinistra sulla stanza, insomma per la stanza non è proprio bellissimo da vedere secondo me. E in più c'era il fatto che questo bersaglio sarà circondato dalle nostre farfalle dotate di ali taglienti affilatissime che possono danneggiare i nemici, però se poi sto coso va a fluttuare e si appiccica al soffitto, chi cazzo danneggia? Non prende più nessuno. Per cui nel video, nel gameplay, Rebecca cosa ha fatto? Ha attivato la quarta abilità di Titania, Shrink, ha iniziato a svolazzare in forma di Arcwing per riuscire a prendere questo bersaglio di Lamplighter e spingerlo direttamente contro i nemici per poterli danneggiare. Simpatica come cosa, ma un po' forzata, non è una sinergia molto precisa fra terza e quarta abilità. Rimanendo su Shrink, la quarta abilità, ormai sanno tutti che ci permetteranno di diventare una sorta di fatina, un piccolo Warframe dotato di Arcwing, perché ci rimpiccioliremo e l'essere più piccoli renderà ai nemici effettivamente più complicato riuscire a colpirci. Mi pare la loro precisione verso di noi sarà ridotta del 50%. E in più avremo, come se fossimo su un Arcwing, una primaria e un'arma corpo a corpo, da intendersi un po' come Isteria di Valkyrie o l'Exalted Blade di Excalibur. La primaria scalerà sulle nostre armi primarie, l'arma corpo a corpo scalerà sulle nostre armi corpo a corpo equipaggiate. Passiamo ora alle modifiche su Necros, modifiche solamente annunciate dal DevStream 78 ma ormai già introdotte ieri o l'altro ieri a seconda di quando posterò questo video in gioco. Modifiche molto particolari su Desecrate, reso ora toggle, e sull'abilità finale, di cui hanno ridotto il numero di copie drasticamente, adesso abbiamo un numero fisso pari a 7 per ridurre i problemi e aumentare le prestazioni di gioco su console e sui computer di fascia bassa, ma secondo me questa cosa di computer di fascia bassa è una stronzata, l'hanno fatto solamente perché avevano dei problemi su console, troppe copie evidentemente facevano crollare gli FPS. Comunque queste modifiche vorrei vederle in un video apposito, io in live ne ho parlato abbondantemente, abbiamo fatto diverse prove, abbiamo tirato fuori una build approssimativa che per il momento ci può stare, ma secondo me arriveranno diversi hotfix. Uno è già arrivato la sera stessa in cui hanno modificato Necros, secondo me nell'arco di tutto il weekend potremo aspettarci ulteriori hotfix, quindi prima di fare un video serio e affidabile su Necros voglio aspettare che ottenga una sua forma stabile, che di essi decida ok lo teniamo così punto e basta. Quindi aspettiamo qualche giorno, io vi farò giusto vedere un video breve in cui vi presenterò la build che siamo riusciti ad elaborare io assieme a chi mi stava seguendo durante la live dell'altro giorno. Passiamo ora alle Syndicate Weapon nuove che hanno annunciato, le armi corpo a corpo, le uniche armi che mancavano nell'elenco delle armi Syndicate. E cosa arriverà? Arriverà la Lecta dei Perrin Sequence, le Dark Dagger dei Red Veil, il Magister dei New Loka, il Boltace degli Arbiter of Axis, il Sidon degli Steel Meridian. Ragazzi, il Sidon, ma perché? Ma non voglio commentare. E poi l'Heliocor dei Cephalon Suda. Vabbè, per quanto riguarda l'Heliocor l'avevamo capito tutti, insomma dopo la Gammacore, dopo il Simulor, ovviamente l'Heliocor non poteva che non avere la sua versione dei Cephalon Suda. Non so nulla di queste armi, lo scopriremo nei prossimi giorni, vedrò poi di recensirle tutte magari con dei mini video come avevo fatto per le primarie quando erano state aggiunte mesi fa. Comunque appunto non sappiamo nulla, quindi non ci perderei altro tempo. Poi, questa è una cosa di cui non sono riuscito a parlare nel dettaglio nel DevStream perché mi pare che abbiano avuto un problema con la stampante a quanto leggo, ma in sostanza nell'overview, nel riassunto testuale, hanno deciso di parlarne. Tutta una serie di nuovi augment, uno per Absorbed in X che farà in modo che praticamente si andrà a creare una bolla che seguirà Nova, una bolla di Absorb, penso, portatile, e andrà provato in gioco per capirci qualcosa di più. Poi hanno parlato di un augment per Wardingale di Neja, la sua abilità difensiva, quella che funziona stile Iron Skin. Con questo augment potremo castarla sui nostri alleati, figatissima.
Augment per Landslide di Atlas. Praticamente lui, quando effettuerà Landslide, lascerà una scia e i nemici che cammineranno su questa scia potranno effettivamente pietrificarsi. Poi Augment di Sandstorm di Inaros, che farà in modo, praticamente, da quello che ho intuito, che Sandstorm possa prelevare i nostri danni elementali sulle nostre armi e utilizzarli per proccarli su tutti i nemici che entrano a contatto con Sandstorm. Quindi molto carina come idea. Poi Augment bellissimo, da provare assolutamente e da verificare se ho capito bene. Augment per Isteria di Valkyr. Vi leggo testuali parole in inglese: Alt Fire teleports to targeted enemy. Ovvero il fuoco secondario ci teletrasporta sui bersagli targettati. E mi sembra una cosa bellissima, assolutamente da provare. Ultimo augment dell'elenco è per Accelerant di Ember. Farà in modo che ogni volta che casteremo Accelerant aumenteremo la velocità di cast di tutti i nostri alleati. Ci può stare una sorta di talento naturale portatile e incrementabile, penso, con le nostre mod. Non so con quali mod, ma magari con potenza potere o con durata potremo effettivamente incrementare questa velocità di cast. Brevissima nota sull'interfaccia, su modifiche che arriveranno all'interfaccia dell'arsenale. Sull'elenco delle nostre armi comparirà un simbolino, così come penso lo possiamo vedere nel codex, quando le nostre armi saranno rank 30, quindi saranno state maxate, e comparirà all'interno di questo simbolino anche un numerino in grado di segnarci quante forma avremo applicato su quell'arma. Quindi non dovremo cliccare sull'arma per verificare quante forma avremo già applicato, ma potremo vederlo direttamente dall'elenco, e questa mi sembra una cosa minima ma comunque piuttosto utile. Nel lungo gameplay che hanno fatto con Titania, dove hanno fatto vedere le sue abilità, hanno anche mostrato in anteprima degli spezzoni ulteriori del nuovo tileset dei Grenir, che hanno chiamato Grenir Fortress, e sarà il tileset in cui sarà ambientato The War Within. Praticamente l'idea che mi sono fatto è che, visto da fuori, praticamente un asteroide super mega corazzato, una sorta di bunker, e mi è sembrato di vedere proprio dei mini bunker in realtà in giro. Avevano addirittura delle torrette lanciafiamme, delle cose veramente pazzesche. Però appunto lo vedremo poi meglio quando registrerò finalmente, ormai a settembre, la quest The War Within. E sembra figo, speriamo veramente in bene. Hanno poi finalmente detto quali oggetti del Tenogen arriveranno su console, sia su Xbox One che su PlayStation 4. Si tratta, mi pare, di tre Saiyandane: la Rota, la Ansaru e la Jatuk. Poi arriverà il Mesa Falcon Helmet, quindi l'elmo Falcon per Mesa, e una skin per Zephyr chiamata Agoromo. Ultimissima cosa, ragazzi, proprio una postilla finale scritta nell'overview che secondo me assolutamente merita. Hanno detto che in futuro i distillatori arcani verranno rimossi completamente, e per poter togliere gli arcane da un oggetto, da una saiyandana, da un elmo, e metterli in un altro, non richiederà più assolutamente nulla. Potremo spostarli quando ci pare e piace. E secondo me è una figata, perché gli arcani sono già frustranti di per sé da riuscire ad ottenere, e dover poi avere delle rogne per spostare da un oggetto all'altro era veramente una rottura di coglioni, diciamocelo. Per cui sono molto contento di questa cosa, speriamo lo facciano il prima possibile. Detto questo, ragazzi, quindi per agosto ormai gli appuntamenti sono Titania con la sua quest, forse le nuove armi Syndicate. A settembre arriverà The War Within con il nuovo tileset e la nuova quest. Per il resto direi adesso concentriamoci un po' su Necros e vediamo di capire effettivamente come riusciremo a moddarlo. Quindi nei prossimi giorni aspettatevi qualche video su di lui. Io, ragazzi, come al solito vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di cercare la pagina di DeathRPG sia su Facebook sia su, diciamo, Twitter, perché ragazzi su purtroppo ha chiuso i battenti. Perché? Perché ci sono un sacco di test di cazzo in giro. Detto questo, ragazzi, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!